bene, allora facciamo un'inversione. Prima il presidente Sangalli ci aveva detto che per lui è una buona giornata, credo che per un altro ospite vostro sia una buona giornata, e quindi lo chiamo sul palco, sarà di buon umore, stranamente, il senatore Claudio Lotito. Ci aspettiamo. Il quale, se ci parlasse di calcio, ci darebbe delle belle notizie, ma siccome ci deve parlare in quanto vicepresidente della commissione bilancio, io non sarei così altrettanto sicuro che le notizie saranno belle. A lei, senatore. Grazie, grazie innanzitutto dell'invito, ringrazio il presidente Terbetti, chiaramente Carlo Sallusti, gli imprenditori che parlano il mio linguaggio, perché io prima di essere un senatore della Repubblica, non a caso fatto in maniera di scegliere dei ruoli all'interno dei quali potessi incidere nelle scelte, perché vedete, la politica deve essere fatti concreti, non parole. Troppo spesso noi abbiamo avuto una politica che si avvolge su se stessa senza dare risposte. Noi dobbiamo dare risposte concrete per mettere le imprese ad ottenere il massimo risultato, soprattutto di interesse collettivo. Non solo, io faccio sempre, feci una distinzione, ricordo ad anno zero con Santoro, la differenza tra imprenditori e prenditori. Questa è una comunità di imprenditori, coloro che investono, hanno la visione, danno una ricaduta di carattere sociale dal punto di vista occupazionale, accrescono la loro azienda e poi è giusto pure che ne ricavino dei profitti, no? Se uno fa degli investimenti, mentre il prenditore è quello che prende solo, quindi non dà nessuna ricaduta. Noi, questo settore, che io non ho scoperto oggi, perché prima di essere, come dicevo, senatore della Repubblica, sono un imprenditore, che è partito nel settore, diciamo, quello che veniva considerato un settore molto umile, povero, le pulizie, che molto spesso, infatti, il vostro settore era abbinato chiaramente all'attività, ai servizi che venivano erogati all'interno degli enti in modo particolare, perché voi svolgete un ruolo importante. Immaginate in ogni struttura dover aprire un bar, dover aprire un posto di ristoro, cosa impossibile, no? E oggi si cerca invece di andare, come dire, a vedere quelle che sono le tematiche, e mi riferisco al modo di pagamento, alle modalità di pagamento, mi riferisco ai controlli, mi riferisco a tutta una serie di situazioni che dovrebbero essere poste, innanzitutto, lo dicevo poc'anzi, adesso mentre stavo seduto lì, ma nei famosi magazzini a cielo aperto che sono gestiti dagli extracomunitari. Ci si pone il problema della certificazione sanitaria, della bontà dei loro prodotti, quando noi e voi, con la vostra struttura, avete una certificazione legata alla filiera, e soprattutto il pagamento, che qualcuno chiede il pagamento elettronico, ma scusate, voi avete la possibilità, l'agenzia delle entrate ha la possibilità di fare i controlli su quelli che sono i ricavi, su quelle che sono chiaramente le condizioni e i margini che ci sono. Non capisco l'utilizzo del POS, per esempio io non lo nascondo, sono ancora un analogico, guardate, i telefoni della vecchia generazione, perché rifiuto mentalmente l'utilizzo, anche perché sono, come diceva chi mi ha preceduto, anche ad alto rischio. Cioè c'è gente, giustamente, paga col telefonino, eccetera. Probabilmente forse non hanno nulla da preoccuparsi. Io penso di, siccome i miei pagamenti sono abbastanza cospicui, cerco di evitare che possano essere, anche perché ho avuto, tra altre cose, sul sistema informatico ho avuto una truffa, proprio la Lazio ha avuto una truffa di svariati milioni sull'inserimento all'interno del sistema, peraltro poi lo Stato, le forze dell'ordine, poi la magistratura, abbiamo trovato chiaramente i colpevoli esteri e non abbiamo recuperato nulla. Allora voglio dire, andiamo sulle cose pratiche, che cosa serve? Volete che, benissimo, giusto, le vostre proposte che avete fatto, quelle di avere un'app, visto che parliamo di digitalizzazione, oggi i giovani vivono solo con i telefonini, voi avete proposto un'app,
Poi avete proposto dei criteri di impossibilità, perché se non c'è la connessione, che come faccio io a pagare? Ci sarà un sistema, che allora è il sistema tradizionale, e perché bisogna, come dire, agitarlo o preoccuparci di un sistema che ha sempre funzionato? Perché adesso non mi vorrete dire che solo la digitalizzazione porta al rispetto di quelle che sono le norme fiscali. Guardi, io ho proposto, perché voi non lo sapete, io sono vicepresidente della Commissione Bilancio e capogruppo della Commissione Finanze, e al Ministro delle Finanze ho posto un problema di avere un fisco premiale. Che significa premiale? Ho detto, scusa, quando tu andavi a scuola, facevi le elementari, volevi prendere 10 in condotta per fare il capoclasse. Ma mi dite che differenza c'è tra uno che paga e uno che non paga oggi? Ai fini del rispetto, delle considerazioni, nessuna differenza. Allora mettiamo un premio, che chi per 10 anni, mettiamo una data, ha sempre pagato in modo puntuale, preciso, rispettoso delle regole, abbia un premio, uno sconto del 10-20%. Ah, ma questo si può fare perché siamo sempre le solite... E io ho portato 20 stati internazionali che lo fanno. Perché noi dobbiamo incentivare le persone a pagare, perché lo devono vedere come un loro obbligo, ma anche un loro piacere, sul rispetto di dire, io sono una persona che rispetta le regole e vengo rispettato perché sono uno che rispetta le regole. Oggi questa differenza non c'è, e allora ci si almanacca con tutta una serie di problemi di dire come facciamo, come controlliamo, cioè tutte norme, tutta teoria e niente pratica, perché poi dopo alla fine il distributore deve funzionare. O sbaglio? E se tu lo appesantisci di orpelli sopra strutture, non ha più la redditività. Allora il fisco si dovrebbe preoccupare di controllare l'efficienza, la qualità, il fisco intendo lo Stato, e soprattutto il fatto che paghi. Ma non è che attraverso questi meccanismi dai per scontato, perché poi che uno paga? Assolutamente no. Ve lo dico per esperienza personale, perché sapete perfettamente che in questo settore, in vostro settore, io ho ricevuto il vostro direttore tempo fa al Senato e ho capito quali sono le problematiche, e sono problematiche giuste le vostre, perché obbligare una struttura che, ad esempio, chi c'ha, ha dei distributori che fanno 2.000 euro l'anno, è l'unico momento. Se lo mette il distributore, se tu lo appesantisci dei costi, e soprattutto, oltretutto, ritengo che in alcune condizioni non ci sono neanche l'efficienza del sistema. Allora, la politica deve prima capire quali sono i problemi e poi dare risposte concrete, perché noi troppo spesso facciamo norme, c'è stata una superfederazione di norme che si aggiungono alle altre e che non danno nulla, ma semplifichiamo, creiamo il controllo della vostra attività dal punto di vista fiscale, visto che è una delle prime tematiche, oltre che quella sanitaria. Però dicevo, nessuno si preoccupa dei Bangladesh che ci stanno, i grandi supermercati. Qualcuno va a controllare l'aspetto sanitario dei prodotti che vengono venduti? Sì, sulla carta, ma poi nella sostanza? E allora io dico, avendo voi già una certificazione di partenza, perché i prodotti sono quelli che vengono venduti nei supermercati, vengono venduti, e allora non capisco quale sia la differenza. O forse si vuole evitare, no, di intraprendere un automatismo, magari dice no, perché altrimenti si limitano le attività commerciali. Ma questa è un'attività commerciale, è un'attività imprenditoriale, anzi va in surroga alle situazioni dove non è tecnicamente possibile aprire un'attività commerciale, perché non ci sono le condizioni né di persone, né di spazi, né di attività. E allora io dico, questo dovrebbe essere un motivo di, come dire, per far riflettere le persone, perché le vedono sempre come una cosa approssimata. Sì, ma prendi il caffè dal distributore, il caffè dal distributore, il stesso caffè che prendi al bar. Anzi, secondo me lo fa la macchina, forse pure meglio dal punto di vista igienico. Quindi questo è il dato che va a sostituire. Allora, se è qui la preoccupazione della sostituzione dell'uomo, beh, questo obiettivamente, queste attività si reggono tutta una serie di persone che lavorano intorno e soprattutto per sostenere queste attività. E quindi voglio dire, bisogna creare le condizioni. Io sono sempre stato oggi io in questa veste, ascolto, chiedo per capire quali sono i problemi e cerco di dare delle risposte concrete, come fa un imprenditore. La logica di Aristotele è tesi, antitesi e sintesi. Allora, le vostre tesi, io le ho viste, sono importanti, tant'è vero che noi stiamo
prorogando alcune e rinnovando alcune, come dire, previdenze che sono fondamentali, il cuneo fiscale, l'abbiamo rinviato la super tax, la plus tax, solo perché capiamo che sono, ecco, come diceva il mio predecessore, l'Europa fa le norme, ma sono altre situazioni, perché sono paesi, consentitemi, che sono gestiti dai burocrati. Io voglio invece la gestione della politica come espressione della polis, delle esigenze dei cittadini. Noi siamo al servizio vostro e dobbiamo dare risposte concrete ai problemi, non dobbiamo soltanto fare chiacchiere e adeguarci a quelle che sono le direttive degli altri, perché le direttive le commisurano alle loro esigenze, noi le dobbiamo commisurare alle nostre esigenze, che hanno una realtà completamente diversa e che devono mettere nella condizione chi ha investito in queste attività, che apparentemente in passato sembravano, come dire, attività di poco conto, oggi rappresentano realtà imprenditoriali importanti e soprattutto fondamentali e utili per la collettività, perché vanno, ripeto, a sostituire alcune situazioni che non sono, come dire, utilizzabili in modo diverso. Allora, la mia presenza qui sicuramente non serve per qualificare l'ambiente, tutt'altro, io sto qui per apprendere, che ho visto che c'è, Saluzzi mi conosce, sono uno che dice le cose in faccia, non ha il coraggio di dire la verità. Voi avete delle esigenze, noi ci batteremo per quelle esigenze, perché io già l'ho rappresentato, perché il discorso delle criticità è un discorso fondamentale, perché creare le condizioni dove non c'è la possibilità di farlo, il collegamento, devi mettere nella condizione di essere adempiente e non inadempiente, perché se tu lo metti, come dire, come un fatto obbligatorio, devi pure capire le situazioni specifiche. La seconda cosa, nel momento in cui uno si adegua col POS, voi avete previsto un'app, e a me sembra una cosa giusta, ma io ritengo che sia anche giusto se chi ritiene di non dover aderire in queste situazioni perché non ci sono le condizioni, sia tecnico, di mantenere la situazione, come dire, col pagamento normale. Ma da mondo a mondo, anche perché non è che stiamo parlando di milioni, ci parliamo di spicci che vengono pagati e che quindi possono essere pagati, perché capisco che noi stiamo acquisendo la mentalità dell'America dove si deve tracciare tutto, anche un centesimo, ma io penso che in una situazione di questo genere sia talmente tranquillo, perché i distributori hanno le registrazioni, quindi che vengono scaricate, che vanno all'Agenzia delle Entrate, e che l'Agenzia delle Entrate è in grado di poter riscontrare il rendiconto. Allora, qual è il tema? Il gioco di squadra. Adesso arrivo al discorso di Saluzzi. Il gioco di squadra. Si vince tutti insieme, perché noi siamo una parte della squadra. La politica deve essere una parte della squadra, a disposizione delle persone, cioè di quelle che sono le esigenze del settore. Siccome il vostro è un settore che rappresenta una fetta importante dal punto di vista economico, dal punto di vista delle attività, io ritengo che debba essere salvaguardato attraverso un'attenzione particolare. Adesso è inutile che mettiamo adesso tutte le previdenze che stiamo facendo nella finanziaria, perché poi adesso la finanziaria è venuta da noi al Senato e quindi seguiremo tutta una serie di problemi. Io sono molto pratico. Voi chiedete delle cose, ecco, io l'ho detto al direttore, ponete una cosa e noi queste cose le affronteremo con totale disponibilità a trovare le soluzioni tecniche, non ad ossequiare le scelte degli scienziati cosiddetti, che io chiamo scienziati, burocrati, che per tutelare la loro tranquillità mettono in moto dei meccanismi, come dire, sovrastrutturati, che determinano addirittura anche la paralisi e i danni economici all'attività stessa. Noi vogliamo che questa attività, io per quanto di mia competenza, che questa attività abbia delle risposte concrete per facilitare il vostro inserimento, la vostra attività quotidiana e non per creare appesantimenti. Ve lo dico perché ai miei predecessori hanno fatto tutti i discorsi politici, io faccio un discorso pratico, quindi so quali sono i temi e per quei temi troverete delle risposte. Farò in maniera che abbiate delle risposte concrete, perché senza quelle risposte voi sicuramente starete penalizzati. Quindi questo lo dico, saluto, grazie di tutto, io scappo e la lascio, ringraziamo Dio, ha vinto, vincerà pure questa assise, vedrete, su quelle che sono le tematiche, perché ci batteremo, noi siamo dei pugnanti.
combattenti e meriti, ricordatevelo sempre. Grazie Presidente.